storia di questa antica località del nord-est inizia quando la figlia dell'imperatore d'Austria, Carlo V, Margherita, riceve in dono il fondo di Castrum Santi Angeli. La giovane, contro la sua volontà, è costretta a sposare il nipote di Papa Paolo III, Ottaviano Farnese. Alle nozze, però, Margherita sorprende tutti. Si presenta vestita a lutto. Dato che la donna nei salotti nobiliari era conosciuta con l'appellativo di Madama, Castrum Santi Angeli si trasforma in Castel Madama. Uno dei luoghi da visitare è il Castello Orsini, che si trova all'interno del vecchio borgo. La struttura edificata nel 1308, dopo i Medici, passa ai Farnese, Pallavicino, Tulipani e successivamente al comune che lo restaura. La storica chiesa di San Michele Arcangelo invece risale al 1775 ed è consacrata al patrono di Castel Madama. Uno dei luoghi più suggestivi è la chiesa di San Sebastiano Martire, eretta dal vescovo di Burtino Andrea Croce nel 1556. La struttura era conosciuta come Lazzaretto, dato che venivano accolti malati, poveri e bambini abbandonati. Nel XVI secolo il piccolo complesso si trovava in aperta campagna. L'architettura della chiesa di San Sebastiano è molto semplice. Al dietro il lucernario, rotondo e disadorno, potevano rifugiarsi perseguitati dalla giustizia, essendo un luogo sacro di rifugio. Il soffitto in legno nasconde invece il tetto e la scena principale raffigurata è il martiro di San Sebastiano.